Ciao ragazze, oggi vi faccio vedere come ottenere questo make up classico con gli occhi marroni classici e le labbra nude che ho ottenuto con la palette che sta per essere discontinuata, che è la Naked di Urban Decay. Si parte, via! Allora, oggi siamo vestiti in nero perché è il funerale della nostra amatissima Naked Palette di Urban Decay. Urban Decay ha annunciato che stanno per discontinuare la palette Naked, l'originale. Per me è un giorno triste perché la Naked Palette è una delle mie prime palette, o la prima palette high-end di ombretti. Allora, innanzitutto mi vado ad applicare il Kiko Perfect Base Corrector Primer sul viso, oppure me lo vado ad applicare un po' sulle parti dove ho i pori dilatati. Prima di applicarmi il fondotinta, mi vado a coprire un po' le occhiaie. Per questo uso il Bo-In correttore di Benefit nella colorazione 01. Come fondotinta mi applico il Luminous Silk di Giorgio Armani. Questo è uno dei miei fondotinta preferiti perché è molto leggero e mi copre abbastanza bene, ha una copertura media e questo al momento a me mi basta. Per le sopracciglia prendo il Goof Proof Brow Pencil di Benefit. Andiamo a fissare un po' con un mascara per le sopracciglia. Come primer per gli occhi uso il Urban Decay Eyeshadow Primer Potion, questo qui. Penso che inizio con Back e me lo applico su tutta la palpebra. Back e Naked erano quei due ombretti che ho utilizzato di più. Prendo un po' di Naked per sfumare i bordi dell'ombretto. E me lo applico anche sulla palpebra inferiore. Prendo Smoke e me lo applico sul centro della palpebra mobile. Questo dà un bel tocco di brillante, un bel tocco scintillante sull'occhio. Come illuminante mi vado ad applicare di Too Faced, il Too Faced Love Light Prismatic Highlight, You Light Up My Life. Questo qui, bel cuoricino, che bella confezione. Poi guardate, un bel illuminante dorato. Vado ad applicare un po' di Bac sulla rima ciliare inferiore e poi anche un po' del Smoke sul centro. Proseguiamo con il rouge. Il blush che è di Kiko è il Fardin Crema Impalpable Rose della collezione Less is Better, è quella una collezione limitata che avevano per il 20° anniversario. A me questo blush mi piace tantissimo perché si applica velocissimamente, è una bella tonalità e si vede anche attraverso la cipria. Me lo applico con il Face Shape 110 di Zoeva. Questi pennelli mi piacciono un sacco. La cipria che è di Makeup Factory Fixing Powder Translucente. Dopo la cipria andiamo a rimuovere la cipria eccessiva con un pennello di cipria. Quante volte ho detto cipria? Dopodiché uso di Kiko il Mini Divas Baked Bronzer nella colorazione 02. Mi piace come questo abbronzante dà un'abbronzatura molto leggera e naturale.
Sono l'unica che sta già schiarendo. Non so se con l'arrivo d'autunno qui mia pelle ha già iniziato a schiarirsi, però ero più abbronzata un po' di tempo fa. E you light up my life. Come ultima parte, le labbra. Prendo questo qui che è il Bourjois Lèvres Contour 18. Le labbra nude sugli ombretti marroni va molto bene, è un classico. Mi applico il Double Dare di Kat Von D, che sono questi Liquid Lipstick Everlasting Liquid Lipstick. Nel centro delle labbra mi vado a applicare un pochettino di Lolita, che è troppo rosato al momento per me. Ah. Di YSL ho anche applicato il Volupté Tint in Oil nella colorazione 5. Per coloro che non piacciono i lip gloss come a me, io detesto i lip gloss, questi lip oils di YSL vanno benissimo perché non sono appiccicosi e ti danno una bella luminosità sulle labbra. E se hai le labbra sottili come me, un po' di luminosità sulle labbra non va mai male, però io di solito vado sempre per matte. Oggi non so, l'ho visto lì, ho detto vabbè, perché non si usa? Le unghie che non corrispondono a questo look per niente dovrebbero essere nere.